Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme una torta salata con verdure. La base di questa torta sarà la pasta brisée, la mia pasta brisée leggera, quella preparata con la margarina. Non la prepareremo durante il video, ma vi rimanderò al link. Chi di voi, per motivi di tempo, invece vorrà non prepararla, potrà tranquillamente comprare la pasta brisée che trova in commercio. Non vi dico altro, andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti della nostra torta salata e iniziamo dalla pasta che utilizzeremo per la base. Io utilizzerò la pasta brisée, la mia pasta brisée. Come vedete, con uno stampo da 40 centimetri ho ritagliato due dischi, li ho stesi, poi li ho sovrapposti uno all'altro mettendo un foglio di carta da forno tra l'uno e l'altro. Poi vedremo perché ce ne serviranno due. Utilizzerò peperone giallo, peperone rosso e zucchina. Utilizzerò del formaggio spalmabile, dell'Emmental, sale, un filino di olio, uovo con un cucchiaio di latte per spennellare la pasta in superficie, qualche semino di sesamo e alla fine un uovo intero che vedete qui all'interno della bowl. E è proprio all'interno della bowl che iniziamo la preparazione della nostra torta. Rompiamo l'uovo, aggiungo ora un pizzichino di sale, un filo di olio e il formaggio spalmabile e vado a lavorare il tutto. Ecco, vedete? Abbiamo ottenuto una consistenza semifluida e ora, proprio semplicissimo, andiamo a mettere dentro il peperone giallo, il peperone rosso. Sono tagliate le verdure a dadini piccolissimi, quindi non necessitano di essere scottate prima. Ora usiamo la frusta perché non ci serve più. Prendiamo una spatola, vado ad amalgamare il tutto e a questo punto aggiungo l'emmental. Aggiusto di sale, il ripieno della nostra torta salata è pronto. Quindi possiamo lasciarlo così da una parte e andiamo ad occuparci invece della pasta brisée. Prendo lo stampo, io sto utilizzando il mio solito stampo d'alluminio che ha una base di 28 cm. Vado a prendere il primo dei miei due fogli. Non togliendo la carta, poi toglieremo in un secondo tempo la carta in eccesso, non togliendo la carta vado a sistemarla all'interno dello stampo. Ora con un bucasfoglia vado a praticare dei piccoli fori sulla base per evitare inutili rigonfiamenti in cottura. Se non avete il bucasfoglia potete usare tranquillamente una forchetta e vado a prendere il secondo disco di pasta. Vado a segnare per avere una misura giusta da ritagliare. Ecco, vedete, io ho segnato in questo modo. Ora tolgo lo stampo e lavoriamo su questa pasta. Dove ho preso i segni per avere la grandezza della teglia, vado così a ritagliare. E poi taglio il disco a metà. In questo modo. La pasta in eccesso, mi raccomando, non la buttiamo, la mettiamo, io la metto così su un piatto e poi ci realizzerò
dei cornettini salati, degli stuzzichini. Ora guardate, con un semplice tovagliolino di carta piegato così a forma triangolare, io vado a posizionarlo in questo modo per realizzare dei tagli senza incidere la base, mi raccomando. Quindi fatto il primo taglio, o uso ancora il tovagliolino per praticarne altri, oppure si può fare anche semplicemente a occhio. Quello che è importante è non andare a incidere quello che sarà la base, mi raccomando. Ecco. E abbiamo, ora ve lo giro, vedete? Abbiamo realizzato una sorta di piramide. Ora dobbiamo semplicemente andare a rovesciare tutte le verdure all'interno del nostro guscio di pasta brisée. Vado così a distribuirle, vedete? Adesso andiamo a sollevare la pasta che abbiamo ritagliato e la posizioniamo, ora mi avvicino alla teglia, così la posizioniamo all'interno della nostra teglia. E partendo dal taglio più esterno andiamo ad aprire come fosse un libro. Non vi preoccupate se qualche verdurina si attacca perché poi la togliamo. Apro un taglio sì e un taglio no, quindi semplicissimo. Vedete? E l'ultimo. Ecco qui l'effetto che abbiamo dato alla nostra torta salata. Ora andiamo semplicemente a ripiegare i bordi di pasta. Ora con una forchettina, io sto usando una forchetta da dolce, vado leggermente a schiacciare. Ora prendo l'uovo battuto con il latte e lo vado a passare sul bordo esterno. Comincio a mettere un pochino di sesamo proprio sul bordino esterno dove abbiamo messo l'uovo. Ora gradualmente vado a fare la stessa cosa sul resto della pasta. E noi ci siamo, ora dobbiamo soltanto ritagliare i bordi in eccesso della carta da forno e noi siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 170 gradi e lascerò cuocere questa torta salata per 35, massimo 40 minuti, fino a doratura. Ecco la torta salata appena sfornata. Prima di toglierla dalla teglia bisogna farla stiepidire un po'. Ho tolto la torta salata dallo stampo, visto che si è stiepidita, e adesso andiamo a tagliarla e vediamo l'interno.
Ed eccola qui, perfettamente cotta, e posso assicurarvi di infinita bontà. La metto pure così e vi giro il piatto. Bene, io mi auguro che questa torta salata sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like. E come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e condividere le mie videoricette sui vostri social. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.